E bella a tutti ragazzi, sono sempre io, Sammo Leo Lebon, in questo nuovo video incredibile. Come ripeto sempre, dovete lasciare like, iscrivetevi a questo video, no, a questo canale, ma che dico? E se volete potete attivare la campanellina. Cosa fa la campanellina? Appena esce un mio video, voi cliccate, andatelo a vedere e via. Comunque sapete che un video lunedì lo trovate, un video mercoledì lo trovate, un video il venerdì lo trovate e a volte sparso anche in altri giorni. Poi non è detto, magari nella pausa estiva non troverete nulla, non è detto. Comunque ormai siamo verso gli sgoccioli di FIFA 22, praticamente siamo ai sgoccioli, è finita, è finita, è finita Beppe. Però oggi siamo qua per fare la tier list su tutte le promo finora uscite su FIFA 22, su FUT 22 e andiamo, possiamo dire, a fare una piccola valutazione ad ogni promo che è uscita. Quindi C, secondo me, promo orribile. B, promo carina. A, bella promo. S, super promo. Proprio I like it, this promo. Ok? Visto che FIFA ce n'è un bel po' di promo uscite, andiamo e iniziamo subito con la prima. Mi è venuta fuori la Bundesliga TOTS. Personalmente non ci ha regalato tanti giocatori, diciamolo. L'unico, possiamo dire, gli unici 2-3 in Nkunku, Bellingham. Gli altri sono tutti giocatori abbastanza normali, quindi io la reputerei una bella promo, perché comunque sia, sono tutte carte molto utilizzabili. Ed è uscita comunque, insomma, i tots sono belli perché sono tutte carte over, ma per resto rispetto agli altri tots non è stata tutta sta granché, diciamolo. Foot Captains, personalmente vi dirò, non mi è piaciuto per niente, ci ha regalato poche carte buone, viene in mente di Natale, pochi Royce, non è male, Bayadère non era male, però per resto veramente poca roba, poi anche poco inventiva. Cioè, questa promo qua che sì, i capitani, poi tipica promo che mettono prima dei tots giusto per riempire, non sapevano cosa fare, diciamo la verità. Però vabbè, promo che non mi è piaciuta nel team 1 o nel team 2, non mi ricordo se c'era il team 2, comunque vabbè. Non mi è piaciuta per niente e ve la metto lì, personalmente proprio così. Così. Non mi è piaciuto per niente. Ah, vi ricordo ragazzi, se volete farlo anche voi, comunque scrivetemi magari sotto nei commenti cosa avreste cambiato rispetto a quello che farò. Insomma, eccetera, eccetera. Scrivete la vostra. La prima Champions Live, la prima, quella, insomma, possiamo dire Road to quella dei gironi, possiamo dire, ecco. La promo dei gironi, secondo me, non è stata così eccezionale. Ci ha regalato veramente poche carte. Vero che erano live, però col fatto che quest'anno ha cambiato e l'hanno diviso in due, queste carte qua sono morte praticamente dopo niente. Personalmente non mi è piaciuto, cioè era molto meglio secondo me la Champions Live degli anni passati, dove tu ti prendevi un giocatore magari ad esempio a ottobre, novembre e te lo portavi fino, che ne so, fino a, non lo so, febbraio, marzo, perché prendeva l'upgrade. Invece quest'anno non è stato così. Secondo me è molto, molto brutta questa cosa scelta. E poi comunque sì, c'erano non così tanti giocatori eccezionali. Questo invece è il team group stage, non live. Carina, tutto sommato ci ha regalato delle buone carte. Mi ricordo Salah, Nkunku, Chiesa, quel buon Chiesa. Vinicius, insomma, c'erano delle belle carte, diciamo la verità, ed era uscito in un momento comunque dove diciamo che non eravamo a metà del gioco più o meno, quindi le carte a livello di statistica non erano neanche messe male. Ronaldo, Salah, insomma, tutto sommato non mi ha entusiasmato come tutti le promo che hanno fatto sempre delle Champions senza live, perché comunque sono carte un po' bloccate lì, però tutto sommato non una bruttissima promo. La community TOTS, possiamo dire senza star qua a fare problemi, il peggior TOTS tra tutti, perché comunque sì, ragazzi, dai, diciamo, è il peggiore, è il team peggiore, con carte possiamo, è il primo team che esce, quindi naturalmente anche
carte meno potenti generalmente. Ci ha regalato qualche carta, Fred, Za ed altre, però niente di così eccezionale rispetto agli altri TOTS. Il Fantasy Foot, molto carina, molto carina. Non lo voglio mettere in S, però molto carina, sia il team 1 il team 2, molto carina, perché comunque ci sono tante carte che ancora vanno, quindi comunque è uscito prima dei TOTS, ma si è portato avanti e ci sono veramente carte molto forti e carte soprattutto che alcune carte non si vedevano spesso, non sono viste spesso, quindi poi col fatto che comunque c'era un upgrade ci ha regalato, possiamo dire, delle emozioni rispetto ad altre promo. Food Birthday invece, Food Birthday lo metterei allo stesso livello del Food Fantasy. Carino, ovviamente non è da super, secondo me. Super non lo so cosa metterò, non so se metterò qualcosa super, vediamo, perché non c'è stata la promo eccezionale, però vediamo. Carina, promo carina, anche perché ha cambiato un po' le carte in tavola con alcune carte, ad esempio Ronaldo 5-5, insomma, ha messo delle soprattutto delle skill, piede debole diverse, e ha cambiato un po' le carte in tavola, ecco, possiamo dire. Comunque tutte le carte più o meno carine, come tutti i Food Birthday, la promo comunque è abbastanza carina, quasi tutti FIFA. Food Versus, ragazzi, un altro assolutamente da mettere in C. Non mi è piaciuto per niente, pochissime carte ci ha regalato, poi è uscito in un periodo dove sinceramente c'era bisogno di qualcosina in più, secondo me, e le carte che ci ha regalato costavano tanto quando sono uscite, poi sono crollate subito perché effettivamente non erano niente di che tutte le carte che erano uscite, quindi pessima promo, secondo me una delle peggiori. E carina anche come l'idea, ma la realizzazione secondo me è un pochino meno. Poi diciamo che la carta che è stato in testa questa promo, ovvero Pulisic, è stata una delle peggiori carte, quindi già fa pensare. Un'altra pessima promo, Numbers Up, la promo di Alias, non c'è forse una carta buona, uno o due carte buone, João Félix e Diogo Jota, il resto è Militão, il resto è uno schifo, veramente uno schifo, cioè carte veramente ridicole, bruttissime. Promo anche con un'idea sì diversa, però niente di eccezionale, cioè l'upgrade in base alla scarpa che possiede, però sì, insomma niente di che. Future Stars secondo me si becca l'esse per il semplice fatto che è l'unica promo, ragazzi, su FIFA che ci regala dei giocatori che non ci sono spesso, che non ci sono sempre, quindi ci ha regalato comunque un Tchouaméni, che poi vabbè dopo è uscito TOTS, però non c'è mai stato un Ferran Torres, mi ricordo, insomma delle carte, Smith Rowe, Vlahovic, che poi vabbè sì, è uscito TOTS, però insomma, tralasciando i TOTS, sono tutte carte che generalmente non escono nelle versioni speciali e che sono uscite qua, e tanta roba. A me piace sempre Future Star, è stata una delle migliori promo, e difficilmente la sbagliano, perché comunque ci regalano sempre delle belle emozioni. Niente, bella promo, sia il team 1 team 2, tanta roba. Headliner quest'anno mi ha deluso, non è da C ma da B, mi ha deluso perché non ci ha regalato tante carte, secondo me sì, Mbappé, Nkunku carina, però per il resto sia il team 1 team 2 cioè poche carte secondo me realmente forti. Mi ricordo Salah sì, ma poche carte, Vinicius ecco, però per il resto poca roba, ragazzi, poca roba. Veramente poca roba. Heroes. Allora, non lo voglio mettere in C, però tolti quei 4-5 giocatori, il resto possiamo dire che gli Heroes sono una bagaglia, cioè un po' una roba buttata così, perché tolti Di Natale, Pelé, queste carte qua, cioè Ginola, forse altri due, però per il resto sono tutte carte abbastanza brutte, cioè abbastanza inusabili, anche inizio game, anche se comunque inizio game alcune carte erano utilizzate, però insomma sono carte che sono scadute presto. Una promo che rivedrei il prossimo anno, rivederei, perché è vero che esce inizio game, però
la riguarderei questa promo qua. Team of the Season, Liga Santander. Aspetto a valutare perché sto sommando. Secondo me ci sono delle buone carte, ad esempio Koundé, Vinicius, Benzema, Pedri e Modric sono delle buone carte, João Félix è una bella carta. Tutto sommato, secondo me è stato un bel team. Tutto sommato possiamo dire un bel team. Dai, possiamo dire un bel team. One to watch, secondo me è una promo che sì, non mi fa impazzire, diciamolo. Non mi fa impazzire perché a volte poi FIFA ti frega, perché comunque a volte magari ci sono dei giocatori che si meritano l'IF e non lo prendono, giusto perché magari le prendono troppo e il one to watch, cioè, è una promo frega, che ti frega. Quindi personalmente la metto in C, cioè, non è una promo che mi piace. Sì, ma proprio dai tempi, la prima volta che era già uscita, non mi ha mai fatto impazzire. Sì, insomma, un terno all'otto, poi insomma, non mi piace, ragazzi, non mi piace. Team of the Season della Premier, io lo metterei più o meno allo stesso livello della Liga Spagnola, comunque ci ha regalato delle belle carte, possiamo dire. Mané, sì, Benedetto. Emilson comunque non era male, Cancelo, Ronaldo, Salah, insomma, delle belle carte, possiamo dire, dai, delle belle carte, quindi tutto sommato Ina se lo merita. Road to the Final Live, pochino meglio secondo me rispetto ai gironi, quindi io ve lo metto, non so se metterlo in A, però... Oddio, comunque ci ha regalato un bel Mané, tutto sommato. Kimpembe, che comunque è stato utilizzabile per un bel po' di tempo. Ansu Fati, un bel Llorente, insomma, delle belle carte. Bale, che poi ha preso l'upgrade. Non lo so, ragazzi, non lo so. Personalmente, comunque, io, guarda, ve lo metto in A, ma tendente al B. Perché poteva essere meglio. Rule Breaker, ragazzi, non mi è piaciuto. Poco, mi è piaciuto poco, però lo metto in B perché comunque sembra una promo molto carina, però diciamo che è una delle prime promo, quindi ottobre, però non tanto per le carte che sono uscite, ma qualche fantasia in più, perché le carte top, come potete vedere in questo team 1, erano Haaland, erano Alexander Arnold, delle carte orribili, Casemiro, delle carte orribili, poi sotto comunque c'erano le belle carte, ad esempio Rudiger, Dembélé. Poi mi ricordo un Kunku SBC che non era male, Arnautovic che è stato utilizzato da molti, insomma ci ha regalato delle belle carte in basso più che in alto, che però tutto sommato per essere ottobre non era neanche male. La Serie A TOTS, allora ragazzi, guardando il meta non ci ha regalato delle grandi carte, diciamolo, però tutto sommato un Leao non è neanche male, un Dybala molto forte, un Theo Hernandez tutto molto forte, il resto Tonali bella carta, però il resto niente di così eccezionale rispetto alle altre, però tutto sommato io ve lo metto in B perché tutto sommato ripeto, bella promo. Showdown Series non è stata una promo ovviamente nei pacchetti, ma è stata una promo per una settimana, mi ricordo, forse anche due, non mi ricordo adesso. Comunque era la promo dove uscivano le SBC Showdown praticamente ogni giorno. Tutto sommato io mi sono divertito quella settimana lì perché ci ha regalato delle belle carte, delle carte che alcune non si vedevano spesso, tipo anche un McKennie non si era praticamente mai visto, delle carte che un Vergost mi ricordo, insomma delle carte che non si vedevano spesso e ce l'ha regalata, e così. Perché alla fine non erano neanche troppo esagerate come prezzo per quando erano uscite, anche se ormai si avvicinavano i tots, quindi i prezzi forse erano un po' alti, però neanche troppo. Signature, guarda, tolto, è stata una promo di una settimana, mi ricordo, mi pare, però, allora, tolto Bayedder, un po' De Bruyne e Renato Sanchez, e Gerson Martins tramite SBC, e quindi lo metto in B, però ci ha regalato 2-3 giocatori per niente male, diciamo la verità.
Silvestras, una promo secondo me abbastanza ridicola. Ridicola, ragazzi, perché non mi ha dato quelle emozioni. Scusate, ragazzi, mi sa che mi sono dimenticato qualcosa. Stavo guardando. No, forse non mi sono dimenticato niente. No, perché stavo guardando se mi ero dimenticato qualcosa. In teoria no. Ok, no, ok. Scusate, Silver Stars promo orribile. Io spero che mi sono ricordando un po' di tutte le promo. Se mi sono scordato qualcosa, scrivetelo in chat. Personalmente, promo orribile, senza senso. Queste SBC argento che poi avevano effettivamente le statistiche fake, perché poi in game avevano pochissima stamina. Insomma, carte for fun, ma neanche tanto, perché alla fine ti diverti con delle carte forti, non con delle carte fake. I Toti, oh regà, a me mi sono piaciuti. Perché? E vi dico subito perché. Prima perché ho trovato il primo Toti da quando gioco a FIFA, buon Kevin De Bruyne, e mi sono fatto un bel po' di mercato con quei soldi lì che mi ha dato il buon Kevin. Però devo dire che quest'anno secondo me i Toti li hanno resi un po' più, tra virgolette, trovabili rispetto agli anni passati, secondo me. Quindi possiamo dire che tutto sommato, ripetiamo ancora tutto sommato, questo ha reso la promo meno appetibile, cioè nel senso ha fatto scendere di molto il prezzo delle carte, però secondo me la gente ha trovato molto di più i Toti. Quindi non hanno avuto quell'area di introvabile rispetto agli anni passati, dove veramente le mettevano al minimo nei pacchetti, si trovavano veramente proprio raramente. Quest'anno, secondo me, l'hanno resi un pochino più trovabili. Winter Wildcards. Ma tra i B, perché alcune carte veramente, secondo me, sono state inutili. Però altre ci hanno dato delle belle cartine. Però secondo me per il periodo che era uscita questa promo poteva aumentare un pochino di più certe carte, secondo me. Secondo me carte un po' basse, però ci può anche stare. E niente, ragazzi, siamo alla fine. Io spero che vi sia piaciuto questo video. Dite la vostra sotto nei commenti. Ci vediamo alla prossima. Non c'ho più voce. Ciao, ciao.